Michele Lepore, segretario provinciale CISAS di Bari, dopo 19 mesi di trattative, CGL, CISL e CISAL si accordano con l'AMTAB. I lavoratori dell'AMTAB oggi, se prenderanno mazzate sul pullman, perderanno le indennità accessorie perché CGL, CISL e CISAL hanno accordato con l'azienda che venga considerato un evento come tutti gli altri. Questo ha scatenato le vostre proteste, e cosa fate adesso? Adesso ci rivolgeremo agli organi competenti e abbiamo già detto al direttore generale che eventualmente dovesse succedere il prossimo, speriamo che non succeda, speriamo a Dio che non succeda più, ma se dovesse succedere e le indennità accessorie vengano detratte al lavoratore il mese successivo, saremo noi a costituirci parte civile per nome e per conto del lavoratore. Certamente il direttore, ovviamente contrariato su questa nostra posizione, e parliamo di eventi, parliamo di donazione sangue, parliamo di buoni pasto, parliamo di una serie di circostanze che comunque ci portano a dire a CGL, CISL e CISAL: complimenti, vi dovreste solo vergognare, però questo i lavoratori lo devono sapere, questa è la risma. Siete stati in grado, siete stati capaci di dividere 9 sindacati, siete arrivati in 3. Vi auguro che a breve rimaniate da solo voi 3. Noi ci stiamo unendo, stiamo cercando di unire le forze. Poi il direttore, l'assessore, Giovanni Giannini, il sindaco ci ascolteranno. Ci ascolteranno.